Guardate che meraviglia, sta nevicando, che è bello da un lato, dall'altro ci impedisce di vedere bene e di raggiungere questa sorta di penna. Natalia. Questa è Pietra Lunga. Pietra Lunga? Questa si chiama Pietra Lunga. Noi siamo venuti qui oggi proprio per riprendere Pietra Lunga perché volevamo vedere se intorno a questa specie di menhir, che è circa una cinquantina di metri alto, così a occhio, ci sono delle emergenze, tipo dei segni lasciati dall'uomo, delle incisioni, delle coppelle. Però oggi purtroppo nevica. È bellissimo perché è uno spettacolo favoloso. Naturalmente è molto suggestivo, però a noi ci impedisce comunque di pulire le rocce, di arrampicarci più in alto e intorno a questo monolite, perché è proprio un monolite. Ora Silvia, vieni, avvicinati perché ci giriamo intorno, perché oltre a questo grande monolite ce ne sono più piccoli dietro, più bassi, sono come dei figlioletti di Pietra Lunga. E poi a guardarla da Farnocchia, si vede sia da stazione che da Farnocchia, a guardarla da Farnocchia sembra una pala proprio, piatta, in realtà poi quando uno c'è sotto si vede che è leggermente inclinata. Tra l'altro a guardarla da Farnocchia sembra che abbia un profilo, sembra proprio il profilo di un umano. Facciamo qualche foto e poi vediamo un attimo se riusciamo a salire. Buongiorno a tutti. Noi, nonostante la giornata che proprio non è delle migliori perché infatti sta nevicando, siamo venute a Farnocchia, io e Silvia, e perché volevamo controllare la zona cosiddetta di Pietra Lunga. Si chiama Pietra Lunga perché c'è questo gigantesco menhir naturale che è proprio nel mezzo, diciamo, al bosco, ed è meraviglioso. E noi in passato l'avevamo già visto da Stazzema, poi ci siamo avvicinati a Farnocchia e è impossibile non vederlo. Da lontano si vede questa grande penna, diciamo, di pietra che sembra piatta e tra l'altro c'è una specie di profilo umano, e ci aveva sempre incuriosito. E allora ho detto: Silvia, andiamo a controllare, perché probabilmente quella forse è stata una zona rituale, nel senso che è talmente particolare e poi è talmente alta, perché sarà una cinquantina di metri, e inoltre dietro ce ne sono altre più piccole che sembrano quasi dei figlioletti di Pietra Lunga. È una zona rocciosa bellissima con dei canyon dove naturalmente ci sono delle tracce di sentiero che si possono percorrere e si può girare tutto intorno a questa zona bellissima rocciosa. Ora purtroppo noi stamattina possiamo fare poco perché, come vedete, sta nevicando, c'è anche un bel vento freddo, anche se noi siamo belle imbacuccate, però comunque poi non si rischia, non si vede niente con questo nevischio. Le pietre, le rocce, tutti i massi sono coperti di neve.
Quindi per ora noi ipotizziamo che ci possa essere qualcosa, o incisioni o coppelle oppure qualche segno lasciato dall'uomo. Poi ci sono anche degli anfratti rocciosi tipo grotticelle, però ci siamo riproposti di tornare in una giornata primaverile un pochino migliore, più calda. Quindi per adesso vi salutiamo, facciamo un giro, quello che possiamo fare, e poi scendiamo, perché a questo punto dobbiamo tornare indietro. Pangea Project, Silvia Gori e Natalia Taravella vi salutano dalla neve di Farnocchia. Ciao, a presto! Dalla Pietralunga. Ecco, Pietralunga vista da Farnocchia. Ora ha smesso di nevicare, è uscito anche il sole, quindi devo fare la ripresa da una posizione che mi permetta di non essere abbagliata dalla luce del sole. Vedete com'è lunga? Molto bella, tra l'altro, sembra quasi il profilo umano, un profilo umano vista da lontano. E dietro quelle altre piccole rocce verticali sembrano quasi piccoli bambini di Pietralunga, i figlioletti. Ora noi torneremo quando il tempo ce lo permetterà e faremo uno studio di tutta l'area intorno a Pietralunga. Un saluto da Farnocchia, alla prossima!